Siamo con il consigliere di Oliveri Michele Pino. A Oliveri c'è questa situazione del tutto particolare, due assessori messi a riposo dal sindaco e tra l'altro un assessore allo sport, al turismo, dunque in un periodo molto particolare quando una città come Oliveri è una città turistica e ha bisogno di qualcuno che controlli bene il territorio. Ma in effetti che cosa sta succedendo ad Oliveri? Guardi, io la situazione è una situazione anomala, anche perché da circa 3 mesi che dura, e dal 15 di luglio del 2022 che il sindaco ha fatto determina con la revoca delle deleghe agli assessori, ma anche la revoca della delega al vice sindaco. Premetto che ancora continuano a fare giunte, rimangono all'interno deliberando gli atti. E quindi il problema oggi che si pone la cittadinanza, che ci poniamo un po' tutti, che è una situazione di stallo e l'amministrazione è ferma, il che ne dica il sindaco, che la macchina amministrativa continua ad andare avanti, ma è monca. Quindi è una situazione, ribadisco, allonquanto diciamo, come ho detto, anomala, e quindi il sindaco in prima persona e l'assessore Bertino e l'assessore Scardino devono obbligatoriamente o dovrebbero obbligatoriamente chiarire ai cittadini tutto quello che è successo per la situazione che si è creata. E quindi certamente noi gli atti interni non li conosciamo, i cittadini non li conoscono e secondo il mio parere dovrebbero chiarire in modo definitivo questa situazione ai cittadini. Voi avete chiesto un incontro con il sindaco? No, noi incontro con il sindaco non abbiamo chiesto, noi abbiamo chiesto il 30 di luglio, abbiamo fatto una nota al Presidente del Consiglio, al sindaco, risposte ad oggi zero, come tutte le note in questi 3 anni e mezzo che ha fatto l'opposizione, risposte quasi zero. E vuoi da parte anche degli uffici, vuoi da parte del sindaco e del Presidente del Consiglio. Fermo restando che noi abbiamo sollecitato perché vogliamo bene al Paese di Oliveri, vogliamo che il Paese di Oliveri progredisca, ma non solo. Ribadisco, questa situazione la devono chiarire i cittadini, il perché un comune virtuoso, come si dice, l'azione che ha fatto il sindaco dall'inizio. Capisco che ci sono stati anche 2 anni di Covid e quindi automaticamente non si è potuto accelerare con magari il programma e queste cose, però oggi, ad oggi, la situazione è chiara. I cittadini vogliono spiegazioni su quello che è successo e le spiegazioni li possono dare solo i diretti interessati. È inutile che giriamo intorno all'argomento, dobbiamo centrare l'obiettivo è i cittadini, dobbiamo sapere, i consiglieri comunali e i cittadini dobbiamo sapere quello che è successo. Ma lei come consigliere di minoranza, che conosce questi due assessori, stanno lavorando bene, stanno lavorando male, perché sono stati messi a riposo secondo lei? Allora, io non entro in merito al lavoro degli assessori, perché questo può entrare in merito solo ed esclusivamente il sindaco, perché sono gli assessori, come lei sa benissimo, io ho fatto 10 anni il sindaco, gli assessori sono componenti di fiducia del sindaco, quindi questo lo può stabilire il sindaco se abbiano lavorato bene o abbiano lavorato male. Posso dire solo una cosa, ad onor del vero, questa è storia, e la storia la possiamo ricostruire. Dove a Oliveri ci sono determinati soggetti all'interno delle amministrazioni, le amministrazioni hanno una durata che va da 1 anno e mezzo a massimo 2 anni, posso partire io dal 1988, arrivare alla data odierna ed è così. L'unica amministrazione che ha governato per due legislature consecutive con gli stessi componenti, tranne una piccola parentesi che si è aperta nel 2015 con un assessore, e che ha governato per 10 anni, ripeto, consecutivi senza avere nessuna defiance, è stata la mia amministrazione. Prova ne è perché? Perché questi soggetti non c'erano all'interno della mia amministrazione, perché io volutamente non li ho voluti. Altra domanda, secondo lei è un problema personale o un problema politico che ha scaturito questa decisione del sindaco? Ma guardi, io questo non lo posso dire se è un problema politico o è un problema personale, ribadisco. Secondo lei, come la vede dal di fuori? Ma secondo me è più un atto magari politico, ci può essere anche qualcosa di personale, ma io non mi posso pronunciare, ribadisco, su questo. Posso esprimere la mia opinione, certamente che ce l'ho, me la tengo per me, non sto qui a dirla perché innescherei magari polemiche e problematiche che non voglio che nascano. Il problema è un altro e lo ribadisco, il sindaco come massima autorità locale deve chiarire una volta per tutte quello che è successo. Il vice sindaco attuale, perché è inutile che ci giriamo intorno, la conosciamo bene la legge, in assenza del sindaco
Oggi il vice sindaco è l'assessore anziano e che si chiarisca una volta per tutte, l'assessore anziano è Salvatore Bertino, quindi è inutile che ci giriamo intorno. Chi è messo in panchina? È messo in riposo? Allora, il sindaco ha usato una metafora calcistica, che è messo in panchina, e chi l'ha intervistato ha parlato di cartellino rosso. Allora io non dico che non è né cartellino rosso e neanche che li ha messi in panchina, perché quando una squadra non funziona, uso anche io una metafora calcistica, quando una squadra non funziona chi ne paga è l'allenatore. Oggi l'allenatore chi è? Oggi l'allenatore è il sindaco. Il sindaco, allora lo posso dire a chi è ostaggio dei suoi gruppi di maggioranza che si sono creati ormai all'interno della maggioranza, tre gruppi, l'hanno dimostrato alle ultime elezioni regionali, ci sono tre gruppi, il sindaco oggi è ostaggio dei suoi gruppi. Dunque è un problema politico? Principalmente sì, ma il discorso è un altro, un sindaco, e ribadisco, io ho fatto il sindaco per 10 anni, poi per carità, chi fa sbaglia, senza ombra di dubbio. Il problema è un altro, un sindaco deve essere determinato e deve decidere, un sindaco non può dire questo sì, quello no, lo può anche fare, ma su questa cosa deve fare chiarezza. Io dico, ribadisco, quando una squadra non funziona bene, e ne abbiamo tanti esempi, chi paga è l'allenatore. La società manda a casa l'allenatore. Oggi le vesti dell'allenatore li ricopre il sindaco, e quindi il sindaco non può scaricare colpe ad altri. Lui deve fare un mea culpa e deve, se può ripartire con la relazione amministrativa, riparte, se no prende atto di quello che è. Si è formato un comitato cittadino per parlare con il sindaco, per chiarire questa situazione. Lei fa parte di questo comitato? No, io non faccio parte di questo comitato, di quello che si dice sempre in paese, perché sa, la piazza poi dice la verità alla fine. Chi è andato in delegazione sono componenti e sostenitori di questa amministrazione. Chi è andato là è andato a rappresentare il vice sindaco Salvatore Bertino, l'assessore Scardino, ma all'interno c'era anche lo zio dell'assessore lavori pubblici Rosa Alessandro. Quindi questa cosa per me è alquanto anomala, perché un sindaco che fa una riunione la deve fare con il suo gruppo di maggioranza, i sostenitori c'entrano tanto quanto, ma nella macchina all'interno della vita amministrativa non ci sono. Poi le problematiche che hanno fra di loro, gli accordi che hanno fra di loro, io questo non lo posso sapere, non lo posso dire, perché ci sono oggi, giusto o no? A distanza di tre anni e mezzo, prendiamo per i 4 anni, cioè, che cosa ha inciso questa amministrazione? Zero, non è riuscita neanche a spendere i soldi che la passata amministrazione gli ha lasciato per alcuni progetti già approvati e finanziati. Quindi devono dare queste risposte ai cittadini. Io ribadisco, come ho detto dopo della campagna elettorale, in campagna elettorale, per quanto mi riguarda, io nell'interesse del mio paese, se possiamo fare qualcosa che incida sul territorio, sono disponibile, indipendentemente da qualsiasi azione, da qualsiasi parte parta l'azione. Ma ad oggi l'opposizione, noi non siamo stati intemperlati completamente da parte della maggioranza, perché si sono chiusi a riccio e oggi ne paghiamo le conseguenze. E oggi l'opposizione in questa situazione che cosa potrebbe fare? Non è stata interpellata. Al momento in cui il sindaco farà le azioni e vorrà interpellare l'opposizione dirà quello che pensa e quello che si può fare per andare avanti. Non ci vuole anticipare niente? No, non posso anticipare niente, ma non perché dico, logicamente non fa parte, io faccio l'opposizione, e quindi come oppositore giustamente non posso oggi dire nulla, anche perché non ci sono state decisioni ad oggi ancora. Lo ribadisco alla nausea, Salvatore Bertino e Francesco Scardino fanno parte della maggioranza. Io le dico di più. Io ho cominciato a fare politica personalmente nel 1997, ho sfidato anche questa maggioranza di andare a controllarsi tutti gli atti posti in essere dal 1997 ad oggi, se c'è un incarico, un affidamento, un'ordinanza, qualsiasi cosa ne possa conseguire data alla mia famiglia, ai miei parenti o a persone a me riconducibili, e li continuo a sfidare. Oggi non è così, perché noi andiamo a dare affidamenti anche dico, al compagno, al suocero dell'assessore, allo zio dell'assessore, al fratello dell'assessore. Quindi loro devono spiegare queste cose ai cittadini. Quindi quando spiegheranno queste cose, a me mi troveranno sempre disponibile. In un dibattito pubblico, a me mi troveranno sempre disponibile su queste cose. Però devono spiegare queste cose. Perché è stato chiarissimo. Ultima domanda.
i cittadini come stanno rispondendo a questa situazione, secondo lei? Ma i cittadini sono praticamente in una confusione più totale, perché logicamente il cittadino oggi è spaesato. Dichiaravamo un'amministrazione con tutto quello che ne conseguiva, tutta la pubblicità che facevano queste cose qua, ci siamo ritrovati a non avere più un'amministrazione compatta e coesa. E ripeto, l'hanno dimostrato anche alle ultime elezioni, quindi regionali. Quindi da parte mia c'è la massima disponibilità a un chiarimento totale, anche pubblicamente, nei confronti dei cittadini, perché è giusto e doveroso. Un amministratore non può scrivere che sta in silenzio, come ha scritto, dico, l'ex o attuale vice sindaco. Un amministratore rappresenta l'istituzione, rappresenta il comune, è stato votato dai cittadini e deve dare spiegazioni ai cittadini, non può stare in silenzio come stanno facendo oggi.